Ciao, ho cambiato un po' postazione perché sono le 5 e a quest'ora mi sono avvicinata più al balcone, a quest'ora la luce comincia a essere un po' più fioca. La ragione di questo video, di questo mio pensiero, esternazione di questo mio pensiero, un pensiero a voce alta, è nata dal fatto che qualche giorno fa ho visto una puntata di qualcosa che può essere definito trash, ma condotto magistralmente, e mi incuriosiva perché non l'avevo visto altre volte, era qualcosa di nuovo. E mi è venuto in mente di parlare in un certo senso delle coppie con una grossa differenza d'età. Probabilmente avete già capito di quale programma si tratta, ma non è quello che voglio discutere, assolutamente non giudico, non vado a vedere, non vado insomma, alla questione di questa trasmissione, quanto al fatto di quello che ho vissuto io è, rispetto alla coppia, è quello che mi sono sentita attorno al momento che crescevo, sia qui in Italia che all'estero. Il discorso della grossa differenza di età fra uomo e donna in una relazione. Do dei brevi cenni alla mia storia per capire il mio punto di vista. È qualcosa di cui forse in un vecchio video io già parlai. Quanto riguarda la mia storia specifica, che può essere paragonata alla storia di molte altre donne, soprattutto donne della mia generazione, donne che vengono comunque da una famiglia con certi stampi, se vogliamo, antichi, rigidi, dove la figura del padre è una figura un po' lontana, no? Una figura del padre che non ti accompagna a fare le cose, piuttosto è un padre che arriva a casa, si fa tutti silenzio perché non si deve disturbare. Allora, nella mia vita credo di non aver mai avuto una relazione con un coetaneo. Mi fa male all'orecchio, non so che cos'è. Ma le prime relazioni, anche a livello adolescenziale di cose così senza valore, erano tutti ragazzi più grandi di me. Finché, cioè, le prime storie importanti, quelle che sono durate un po' di anni, erano compagni molto più grandi di me. Parliamo da una differenza di 12 anni, che poi non era considerata grossissima, fino a una differenza anche di 20 anni. La ragione che mi sono data negli anni era quella di trovare in un certo senso anche il mio pigmalione o comunque la figura paterna con cui fare delle cose, crescere, sperimentare, trovare degli interessi che magari mi erano sfuggiti. E questo penso che appunto sia dovuto al fatto che il rapporto con mio padre era un rapporto molto distante, molto, molto schematico, molto da famiglia del sud, dove tenerezze e fusioni non erano previste. Un rapporto che poi ho risolto diventando grande io. E ho capito le ragioni. Ma comunque, per ritornare, quindi uomini più grandi di me che
dai quali attingevo cose di vita. Ovviamente, avendo 65 anni, parlo di un'epoca molto diversa da questa di oggi, cioè completamente diversa. A un certo punto, per caso, quasi per caso, mi trovai verso i 38 anni ad essere corteggiata e ad avere una relazione con un ragazzo molto più giovane di me. La cosa tra l'altro, era figlio di una mia amica e lei era felicissima di questa cosa perché pensava facesse molto bene a suo figlio. Lei era una donna separata e questo ragazzo era molto giovane, cioè probabilmente in questo rapporto con me lui voleva anche mandare dei messaggi a sua madre. E comunque capivo che cercava in una donna maturità e famiglia. La mia età potesse dare quello che lui cercava. E né tantomeno io avevo questo aspetto, no, questo aspetto, questa tendenza da fare da compagna mamma. Assolutamente no. Però è stato un periodo molto interessante, molto profondo, un periodo in cui mi sono divertita moltissimo. Perché? Perché a un certo punto forse avevo risolto i miei problemi con mio padre e cercavo un rapporto che fosse quasi alla pari. Non mi sentivo in disagio, a uscire con lui così, andare a bere una cosa, assolutamente niente, forse perché avevo 38 anni, ma ho 39 anche, e neanche forse la differenza di età non si notava così tanto, anche se i suoi anni erano veramente molto inferiori ai miei. Lo ricordo come un periodo appunto bellissimo. Ad un certo punto, a poco ho capito che lui aveva bisogno anche dei suoi spazi, ovviamente, che io assolutamente non negavo, per carità, però ovviamente fra ragazzi si facevano delle cose che poi alla fine, anche goliardiche, se vuoi, dove io mi sentivo un po' fuori posto perché io ero già donna. E così che lo portai a poco a capire queste sue necessità, a fargli capire che probabilmente aveva bisogno di avere accanto una ragazza coetanea. E probabilmente anch'io non mi sentivo così, non mi sentivo adatta a quel tipo di relazione. Man mano è passato il tempo e ho visto che ci sono stati altri casi. Ci sono stati altri casi non solo vissuti da me, ma vissuti, c'è un casino, ma vissuti, questo perché ho fatto il sorteggio, ma vissuti anche da amiche della mia stessa età, quello di trovare, cioè essere corteggiati da ragazzi molto più giovani e mi sono fatta un'idea. Guarda caso, questi ragazzi più giovani che oggi nel gergo si chiamano toy boy, erano tutti ragazzi che venivano da famiglie distrutte, cioè da genitori separati e probabilmente
non credo possa essere una casualità. Parlo di persone di vita normale, non gente dello spettacolo, niente di tutto questo, ma gente di vita, persone di vita normale. Probabilmente in queste scelte hanno influito moltissimo il loro vissuto, cioè il fatto di non aver avuto una famiglia solida alle spalle. E quindi anche lì il rapporto di coppia, questa attrazione verso una donna matura, probabilmente nasceva anche dal fatto di ricercare figure materne o comunque figure con cui sentirsi in grembo a qualche cosa. Adesso non è che voglio metterla sul lato romantico della situazione, ma ho cercato che col tempo appunto di capire perché ad una certa età, in una certa epoca, è successo che si ribaltassero le situazioni legate alla coppia. Erano abituati a uomini maturi accompagnati da ragazze più giovani, o poco si sapeva nei tempi del contrario. In alcune situazioni mi sono sentita anche notevolmente in imbarazzo, ma credo che al di là di quello che succede, ripeto, nel mondo dello spettacolo, ma parlo e ripeto e sottolineo nella vita normale, se c'è questa esigenza o questo desiderio da parte di un ragazzo giovane a rivolgersi verso una donna matura e viceversa, la donna matura si sente quasi anche gagliarda. Lasciamo perdere, questa è una cosa che può succedere agli inizi, il fatto di sentirsi gagliardi, però una certa gratificazione, soprattutto quando nella vita non hai costruito una famiglia, una cosa e ti sei dedicata completamente all'altro, ad altro, al lavoro, eccetera. Poi si arriva ad un'età più adulta, a un'età più avanzata, e parlo di quella quando tocchi i 60, che comincia a invecchiare, ma comincia a invecchiare, lasciamo perdere l'aspetto fisico, ma cominci a invecchiare pur tenendo il cervello in allenamento. Cominci a invecchiare e cominci a preoccuparti un po' di certe cose, cominci a preoccuparti di poter apparire ridicola sotto certi aspetti, ma non perché, parlo di me, mi possa mai avere interessato, sta scurendo, vabbè, l'opinione degli altri, ma proprio una sensazione mia. Io ricordo perfettamente, una volta a Shanghai arrivò il cugino di un mio amico e mi disse: "Dai, accompagno, è lì per lavoro, così tienili in compagnia." Ricordo che lui mi disse: "Mi porti in uno dei ristoranti più belli che possa esserci a Shanghai?" E lo portai al Bunda, da Edmond de Bunda. All'epoca c'era solo Edmond de Bunda o qualcos'altro. Ricordo che questo ragazzo, boh, poteva avere, boh, 25 anni meno di me, e sta proprio scurendo. E mi ricordo che quando ci fecero accomodare sul terrazzo di questo magnifico ristorante, c'erano due mie amiche. Già io in quel posto non andavo mai con un'amica a cenare, perché quello era un posto a lume di candela dove andare in compagnia di un uomo, cioè non passi la serata in quella cosa. Ma così ci accompagnarono sul terrazzo al tavolo e vicino a me trovai una
mia collega, diciamo, facevamo lo stesso tipo di lavoro, con una sua amica. Mi salutò poi in bagno e mi disse: ma come fai a rimediare sempre questi? Dico: ma guarda che, cioè, non è né un cliente né accompagni una persona che è qui a Shanghai. Ma questo per dire che l'atteggiamento, lei mi disse: ma non provi un po' vergogna? E questa cosa mi fece pensare: ma perché dovrei provare vergogna in fondo? La vergogna è quel limite che supera poi arriva a toccare il patetico, ma questo succede sia nella coppia uomo adulto e ragazza giovane, però arriva a quell'equilibrio così sottile, così impercettibile che puoi facilmente cadere nel patetico e nel ridicolo. Non so se sono riuscita a trasferire questo pensiero, perché non prendo mai appunti, non vado così, ho fatto delle crepe adesso e mi è venuto in mente di esprimermi a riguardo. Nasce proprio dal fatto che mancano loro certe radici familiari. Io voglio vederla in questa forma che è un po' romantica, voglio vederla così. È nelle ragazze giovani che trovano un compagno più maturo, forse sono alla ricerca del padre. Ripeto, lasciamo stare, abbandoniamo in questo tipo di discussione, quello che può succedere nel mondo dello spettacolo, che nasce può nascere anche da interessi di esposizione sociale, che è molto importante. Parlo di persone nella vita normale. E questo è il mio pensiero, è un pensiero che mi accompagna anche in questi giorni, in questi ultimi anni, laddove ho un'amicizia, la chiamo solo un'amicizia, con una persona più giovane e non riesco a pensare di consacrare questa amicizia, affettuosa amicizia in un'unione consolidata. Ecco, questo è il mio parere. Calano le ombre, ma lì c'è il sole che sta scendendo sul muro giallo della casa di fronte. Vi saluto, vi ringrazio. Fatemi sapere il vostro pensiero a chi va di raccontare una storia simile, a un vissuto simile. I vostri commenti arricchiscono sempre. Grazie dell'ascolto. Mi porto gli occhiali, vedo il buio e vi saluto. Un bacio. Grazie, ciao.